Buongiorno, leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 10 e 11. Vi esortiamo che vi studiate di vivere in quiete, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani. Stress è un termine di moda. L'uomo moderno, almeno nelle città, è stressato dal mattino alla sera. Chiamati a vivere nel mondo rumoroso e agitato fra le attività febbrili di questa epoca in cui la tecnica è regina, siamo in pericolo di essere presi nell'ingranaggio di un'esistenza sotto alta pressione, esaurendo le nostre energie nel correre dappertutto per finire col perdere il sentimento e il valore delle benedizioni eterne. Gesù ha detto: "Nessuno può servire a due padroni. Dov'è il vostro tesoro? Qui vi sarà anche il vostro cuore." Matteo 6:24 e Luca capitolo 12 versetto 34. Amici, divorati dalle preoccupazioni e dai guai di questa vita, venite in disparte, come Gesù proponeva ai suoi discepoli stressati, e mantenetevi tranquilli, almeno per un momento, per cercare la compagnia del Signore, nella quale il vostro spirito potrà essere rinfrescato, la vostra fede rianimata, spesso anche con grande profitto, nello stesso tempo anche per il vostro corpo. Riservatevi un tempo sereno per la preghiera e la meditazione. Ricordatevi della promessa delle Lamentazioni di Geremia, capitolo 3, versetti 25 e 26. L'Eterno è buono per quelli che sperano in Lui, per l'anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Fate l'esperienza della realtà di questa affermazione e chiedete a Dio questa serenità fatta di fiducia, di umiltà e di pazienza, lasciando che Lui stesso prenda in mano i problemi che vi agitano e vi superano. Che il Signore ci benedica.